Oggi vi parlo di quelle piccole bastardelle che noi amanti dei cani odiamo con tutto il cuore. Eh già, l'avete capito, no? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ivano, addestratore cinofilo e guida ambientale, e oggi parliamo delle zecche. Ma ricorda che se vuoi saperne di più riguardo tutto lo schifo che Madre Natura ha riservato per noi e per i nostri cani, ricorda semplicemente di iscriverti al canale usando il bottone rosso in basso. Ma quindi, che cos'è la zecca? Questo schifo qui! Bene ragazzi, dovete sapere che la zecca, contrariamente a quel che si pensa, non è un insetto, è un aracnide, ovvero significa che è un ragno schifoso e per di più anche vettore di patologie. Nel senso che se ti morde ti becchi pure qualche malattia, giusto per fare un po' di arredamento. Il periodo di maggiore attività della zecca va dall'inizio della primavera fino alla fine dell'estate, come ben sappiamo, ma non si esclude la possibilità di poterla incontrare durante tutto il resto dell'anno. Che bello, eh? Inoltre, i maschi sono più piccoli e scuri rispetto alle femmine, che sono grigiastre e più succulente, diciamo un po' più carnose, come ci piacciono a noi, belle polpose. Sono artropodi ematofagi, nel senso che hanno le zampe e ciucciano il sangue. Inoltre sono dei ciucciasangue obbligati, nel senso che una volta che si attaccano devono restare lì fin quando non sono sazi e quindi poi si staccano. Pensate che possono restare sulla vittima del morso da alcune ore fino ad alcuni giorni. Che bello! Ma ora vi spiego la bastardaggine e la perfezione di Madre Natura. E già, perché la zecca quando ti morde sputacchia una sorta di anestetico, in modo tale che tu non ti accorga né del morso né della sua presenza. Quindi questo meccanismo è stato, diciamo, ideato per portartela a casa, per dimenticarti della sua presenza. Inoltre, se non ti lavi, non la trovi proprio. Ma la cosa che fa più schifo, ragazzi, pensate che questa bestia rigurgita, cioè vomita dentro di te. E ovviamente, insieme a quello che ha appena espulso dal proprio corpo, ti porta dentro batteri e virus a non finire, come se non ne avessimo già abbastanza in questo periodo, eh? Capite bene ragazzi che se vi fate un bel giro fra i boschi con i vostri amici a quattro zampe, la possibilità di incontrarne una è molto più alta rispetto al normale. Eh sì. Quando arriva la bella stagione, la zecca si sveglia dal suo letargo e si va a posizionare proprio sui fili d'erba più alti, che possono essere sia dell'erba che dei cespugli, e aspetta che passi un animale che guarda un po', per fortuna sarà proprio il tuo cane. Sì, perché noi amanti dei cani siamo sempre fortunati, e quindi si attacca alla cute e te la porti a casa. Che poi vabbè, non è che la natura sia sempre cattiva, guardate che spettacolo, ho trovato una rusellina di legno. Vabbè, piccolo off topic, torniamo a noi. E quindi ragazzi, dopo una passeggiata, quello che dovete semplicemente fare è ispezionare il corpo del vostro cane. Considerate che la zecca generalmente si va a rifugiare in quelle che sono le zone più calde e con maggior afflusso di sangue. Quindi le zone da ispezionare sono orecchie, collo, inguine, ascelle, spazio intergitale, zona perianale, ventre e coda. Insomma, alla fine della fiera, tutto il cane. Dovete controllare tutto il cane alla fine di una passeggiata con particolare attenzione. Ma cosa dobbiamo fare qualora ci accorgessimo della presenza di una zecca sul corpo del nostro cane? Ve lo dico subito. Avvertimento numero 1. Ovviamente non usate misture varie tipo alcol, unguenti, olio, perché la sofferenza indotta da queste sostanze sulla zecca potrebbe provocarle il rigurgito e di conseguenza poi la possibilità di introdurre nel corpo del vostro cane germi e batteri di ogni tipo. Quello che dovete fare semplicemente è prendere un paio di pinzette. E ora vi spiego come fare ad utilizzarle. Aprite bene il pelo del vostro cane, individuate la zecca e afferratela dalla testa. Fate soltanto un quarto di giro, mi raccomando, non me la svitate, perché chiaramente il rostro sicuramente si spezzerà, e di conseguenza estraete piano piano la zecca dopo aver fatto questo quarto di giro. Tenete sotto controllo ovviamente la zona per una decina di giorni, e se notate cose strane tipo gonfiori, avvisate subito il vostro veterinario e fate fede a quelle che sono le sue parole, sarà sicuramente a vostra disposizione. Ma qual è l'arma migliore quindi contro le zecche? Ovviamente la risposta la sapete già, è la prevenzione. Usare antiparassitari durante tutto l'anno e non soltanto nei periodi più sensibili è la cosa migliore che voi possiate fare. Inoltre ricordate che quando uscite in natura potreste munirvi di uno spray naturale come ulteriore protezione al collare piuttosto che alla pipetta, quindi aggiungete un ulteriore scudo a quello che è il vostro cane.
Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio come al solito e vi ricordo che se avete dubbi o domande riguardo all'universo delle zecche vi invito ad utilizzare la sezione commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!